Istituzioni, partiti, sindacati, associazioni insieme per la festa della liberazione, una giornata ricca di appuntamenti, il cui filo conduttore è il rifiuto di ogni neofascismo e per l'accoglienza, uguaglianza e diritti sociali. Intanto questa mattina la solenne celebrazione con la deposizione delle corone in piazza Garibaldi a Pescara davanti al monumento dei caduti. Oltre al consueto rito militare coordinato dalla direzione marittima di Pescara, gli interventi dell'arcivescovo di Pescara, Monsignor Tommaso Valentinetti, che ha ribadito con forza oggi più che mai gli alti valori cristiani della libertà e dell'accoglienza come baluardo di fronte alle nuove forme di razzismo. E quello particolarmente apprezzato dal sindaco Marco Alessandrini, che ha scelto come incipit le parole di Liliana Segre, una delle ultime sopravvissute ad Auschwitz, nominata senatrice a vita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ho resistito perché sono stata amata, scegliete sempre la vita perché è meravigliosa. Con queste poche righe, Alessandrini ha voluto iniziare il suo intervento per la festa del 25 aprile, concentrando l'attenzione sui sentimenti che hanno animato la resistenza della Segre alla morte e al nazismo, perché sono stati gli stessi che hanno mosso il coraggio, i passi e le gesta dei nostri partigiani, coloro che hanno combattuto perché il nostro paese scegliesse la vita. A conclusione della commemorazione in Piazza Garibaldi, l'appuntamento al Circolo Ternino per lo spettacolo della compagnia dei Guasconi Banditen, ma soprattutto per l'omaggio agli ultimi eroici partigiani ancora viventi, come Nicola Cappellucci, 95 anni, e soprattutto al partigiano pescarese Adolfo Ceccherini. Era un periodo molto brutto. Io dormivo dalla mattina alla sera fuori in campagna. Allora i contadini erano molto ospitali. Oddio, non è che ti facevano dormire sul letto, vicino ai loro mucche, eccetera. Quindi è una vita così, andando avanti fino alla fine, informando i vari paracadutisti di quello che succedeva nel comando tedesco. Infatti fu bombardato pure, quindi le informazioni arrivavano regolarmente. Insomma, dobbiamo essere tutti grati anche a lei. Beh, data la mia età, sai che mi sembra di essere l'ultimo, il famoso film Gli ultimi Moicani.